Siamo spiacenti di comunicare al gentile pubblico che abbiamo avuto dei problemi tecnici che stiamo cercando di risolvere. Scusate un attimo. Sì, si è bruciata la pellicola. Puoi controllare se c'è dietro quella di riserva? Aspetta un attimo. No, non c'è. Dove l'hai messa? Ti avevo detto di metterla nello zaino. No, non alzare la voce. Scusate. No, allora. Aspetta che ho un'altra chiamata sull'altra linea, scusa un attimo. Che c'è? Ah, sì. Sì. È una capricciosa, per favore. No, non, non, no, sono sotto antibiotici, non posso. Ma sì, ciao, vado. Qualcuno voleva pizza? Scusa, ho già buttato giù la chiamata. No, no, io che devo fare adesso, scusa? Ah, no, non. Qualcuno ha ricevuto degli occhialini 3D all'ingresso? No, no, non, non. No, non, ce ne, non eravamo preparati per fare lo spettacolo 3D e dovevamo far vedere. No, no, adesso mi ascolti, senti, io ti do un tetto da mangiare e te non mi puoi ripagare. No, mi hai fatto proprio arrabbiare. No, vabbè. Vabbè, dai, scusa, ho saltato la voce. Dai. Poi quando torno a casa ti faccio i grattini sulla pancia come ti piace a te. Poi sì, giochiamo anche con la pallina. Vabbè, a dopo. Uno spende un sacco di soldi per addestrare un cane e poi. Quindi non possiamo farvi vedere quello che avevamo preparato, però siccome non siamo impreparati, abbiamo uno spettacolo di riserva. Siamo un po' più casereccio, un po' più alla mano, ma sarà all'altezza di quello che avevamo voluto presentare. Non si parlerà di particelle, non si parlerà di galassie, di stelle, ma sarà un po' così, la fisica di tutti i giorni. Salve a tutti, diciamo questo spettacolino abbiamo cercato di, appunto abbiamo l'attore vero, noi siamo dei dilettanti, ma qui abbiamo dei professionisti, abbiamo cercato di assemblare, qui ci potete seguire perché gli esperimenti saranno piccolini, uno spettacolo utilizzando materiale grosso modo di tutti i giorni, no Lapo? Questo è l'oggetto più tecnologico che utilizzeremo, in fondo, quindi forse, oddio, un termometro. Termometri, abbiamo, vabbè. E poi vi stupiremo con effetti speciali e cose del genere. Allora, da cosa vogliamo cominciare? Possiamo vedere. La fisica è difficile? Esattamente. Allora, cominciamo a dimostrare perché la fisica è difficile, una cosa che i miei studenti hanno perfettamente chiara, ma che invece noi, che siamo così tanti anni che insegniamo fisica, ci risulta molto difficile da capire. E ho appena sentito anche un seminario interessantissimo di Mazur, che essenzialmente dice che è impossibile capire la difficoltà che le persone che non hanno fatto fisica come noi, per almeno ormai una ventina d'anni, se non di più, la difficoltà che hanno nel cercare di apprendere. Allora, per questo abbiamo fatto un test, abbiamo preparato un test che possiamo fare tutti insieme. Allora, immedesimatevi in un fisico. Avete, come sapete, gli articoli si pubblicano non a conferma di qualcosa che già tutti sanno, ma chiaramente per sbugiardare quello che fino a quel momento è stato, diciamo, accettato normalmente. E sapete anche però che gli esperimenti costano, non solo gli esperimenti, ma anche analizzare i dati. Ci vuole una persona che si metta lì, magari un anno, che prenda il software e così via. Allora, quindi, pensiamo agli esperimenti di alte energie. Gli esperimenti vengono, no, dal CERN, in questo grande anellone, a tutta velocità. Questo acquisisce dati che vengono poi immagazzinati in enormi database. E poi, però, ogni tanto bisogna prendere un malcapitato studente e dirgli: toh, analizzati tutti questi dati per vedere se trovi qualche cosa di nuovo, qualche cosa che non si sa. Allora, un test
che voglio fare insieme a voi. Dobbiamo vedere se questa legge, che fino ad oggi è stata accettata, ovvero che le particelle massicce, massicce vuol dire che hanno massa, non possono viaggiare alla velocità della luce, chiaro? Cioè, la legge finora accettata è che le particelle che hanno massa non possono viaggiare alla velocità della luce. Abbiamo alcuni esperimenti che hanno dato, che ci sono dei dati e che, andandoli a analizzare più in dettaglio, potrebbero rivelare delle cose che ancora non sappiamo. Chiaramente dobbiamo scegliere quale analizzare, non possiamo analizzarli tutti, perché diciamo ogni esperimento mettiamo costi, non so, quanto costa un anno di dottorando, diciamo un 15.000 euro, 18.000 euro, una cosa del genere, quindi diciamo i soldi non ce li regalano, dobbiamo decidere quale di questi scegliere. Allora, quindi, per vedere se questa legge è violata, voi potete andare a studiare il caso A, in cui è stata osservata una massa maggiore di zero e non si sa la velocità, bisogna buttarci dentro 15.000 euro per scoprire se la velocità era quella della luce o no. Oppure il caso B, la massa è uguale a zero e non si sa la velocità, anche qui ci si mette 18.000 euro, 15.000 e si scopre se, quant'è la velocità. Oppure il caso C, la velocità è minore di quella della luce e non sappiamo la massa. Oppure il caso D, la velocità è uguale a quella della luce e non sappiamo la massa. Allora, in quali, cioè voi avete a disposizione i vostri pochi soldi racimolati facendo, no, questuando, Comunità Europea, MIUR e così via, in quali di questi casi buttate i soldi per decidere se questa legge è violata? Allora, cominciamo. Chi vota per A? Alzate la mano. Una persona, due persone. Chi vota per B? Oh, dovete investirli questi soldi, se no non pubblicate, eh? Quattro. Chi vota per C? Quattro. Gli altri tutti per D? Cioè, ragazzi. Chi vota per D? Vabbè. D'accordo. Allora, quindi, diciamo, nonostante abbiate tutti votato per D, questo è un problema difficile, eh? Ora rifacciamo, prima di darvi la soluzione, rifacciamo lo stesso problema in termini umani. Allora, questa volta siete un poliziotto e la legge che dovete vedere se è violata è: i minorenni non possono bere alcolici. Entrate in un bar e vedete, caso A, un evidente minorenne che sta bevendo qualcosa. Caso B, un evidente maggiorenne che sta bevendo qualcosa. Caso C, un giovane di cui non si sa l'età che sta bevendo una Coca-Cola. Caso D, qualcheduno di cui non si sa l'età, che sta bevendo una birra. È chiaro? Cosa fate se fosse poliziotti? Quanti di voi votano il caso A? Ragazzi, come poliziotti fate veramente schifo. Il caso A, chiaramente, va, diciamo, se Justin Bieber, quando aveva meno 18 anni, sta bevendo un alcolico, è chiaro che la legge è violata, no? Diciamo... E chiaramente l'altro caso da esaminare è il caso D, come avete visto prima. Ora, questo problema è esattamente uguale a quello di prima, dal punto di vista logico, ma dal punto di vista di comprensione è molto più difficile. È molto più facile, scusate, perché questo qui, cioè noi siamo stati selezionati nella nostra, diciamo, evoluzione per risolvere questo tipo di problemi e non certo per risolvere i problemi di fisica elementare. In realtà è una grossa meraviglia che noi, con il nostro cervello, organo diciamo di per sé piuttosto inutile, no? Perché diciamo, negli ultimi poche migliaia di anni l'abbiamo usato per fare qualche cosa, ma per diciamo 200.000 anni prima l'abbiamo usato forse per pitturarci addosso, danzare, cantare, così, ma non certo per costruire qualcosa, visto che è rimasto poco in nulla. E, abbiamo sviluppato un cervello per fare cose di queste, e anche per cantare, e anche per ballare e così via. Incredibilmente, questa è veramente una meraviglia, con questo cervello fatto per altre cose siamo riusciti anche a risolvere il problema di prima, d'accordo? Allora, quindi questa, diciamo, è la motivazione del perché la fisica è difficile, perché è innaturale. Purtroppo, però, la natura è fatta così. E quindi oggi cercheremo di penetrare i misteri della natura. Allora, partiamo con qualcosa che forse è più facilmente alla portata di tutti. Vai. Ci siamo! Oh mio Dio!
ucciderà giù! Non appena te lo dico io, trattieni più aria che puoi! Spingi verso l'alto! Non lasciare la mia mano! Ce la faremo, Rose! Fidati! Mi fido! Era la scena chiaramente da Titanic e come avete visto c'era un punto clou della scena che forse potresti far rivedere velocemente, no vabbè, in cui diceva attenzione, attenzione, stai vicino a me, ricorda, salta, perché diciamo il Titanic mentre sta affondando ci tirerà sicuramente giù. Allora la domanda è, prima di tutto, è vero che la nave che affonda tira giù con sé le scialuppe e chi sta lì vicino, e secondo, perché? Allora, vediamo un po', cerchiamo, facciamo un piccolo sondaggio. Allora, secondo voi è vero o non è vero? Chi è che diciamo, potrebbe sottoscrivere l'idea che la nave che affonda tira con sé le scialuppe che sono vicine? Proviamo di nuovo, è una cosa interattiva, su, su, non c'è da vergognarsi. Un 30%, diciamo così. La domanda è perché? Allora, io sono andato un po' a guardare in giro e ci sono varie teorie. Una teoria è chiaramente, diciamo, la teoria della viscosità, cioè anche se io sposto una mano con accanto delle scialuppe o insomma, dei pezzettini di sughero, mettiamo più facile, trascino con me i pezzi di sughero. Però chiaramente è difficile la teoria, diciamo, della viscosità funzioni con chi ancora non era entrato in acqua, insomma, no? Cioè può tirare un po', ma insomma. L'altra invece c'è parecchio supporto, e l'ho trovata anche, hanno fatto esperimenti, è che le navi sono piene di aria mentre affondano, e che vuol dire che queste bolle d'aria praticamente diminuiscono la densità dell'acqua e questo qui fa affondare la gente, mentre l'acqua diciamo piena li sostiene a galla, l'acqua con tutte le bolle la fa affondare. Però non sono convinto. Allora, per fare questo abbiamo chiaramente rifatto il Titanic qui in studio. Allora, il nostro Lapo ha preparato un iceberg enorme, e io mi sono procurato il Titanic, che chiaramente fa bru 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 bru, cozza contro l'iceberg e affonda. Allora la domanda è, cosa succede mentre affonda? Allora, per vederlo rimpiazziamo il Titanic con qualcosa di un pochino più, diciamo, grosso, e questo lo leviamo per un momento di torno. Allora, supponiamo che questo qui sia il nostro Titanic. E allora, visto che abbiamo questo mare in studio piuttosto facile da analizzare, segniamo il livello dell'acqua. Allora, la domanda è, quando il Titanic affonda, cosa farà il livello dell'acqua? Opzione A, si alza. Opzione B, resta uguale. Opzione C, si abbassa. Come al solito facciamo il sondaggio. Chi vota per l'opzione A? Chi vota per l'opzione B? E chi vota per l'opzione C? Ragazzi, a fisica fate veramente schifo. Allora, facciamo affondare il Titanic e, diciamo, il livello del mare si abbassa. Quindi sicuramente una nave che affonda, visto che è più pesante, è fatta di materiale più pesante dell'acqua, sicuramente abbassa localmente il livello dell'oceano e quindi presumibilmente tira giù tutto quello che sta all'intorno, fa proprio un buco. La domanda è, perché fa questo buco? Allora, qualcuno ricorda la legge di Archimede? Un corpo immerso nell'acqua riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al volume del liquido spostato. Chiaramente questa spinta
cioè deve spostare parecchio volume perché lui è più pesante dell'acqua come materiale, ma una volta immerso sposterà semplicemente tanta acqua quanto è il suo volume, e visto che lui è fatto di materiale più pesante dell'acqua, ne sposta meno quando è immerso di quando è fuori, no? E quindi ovviamente affondando abbassa localmente il livello dell'acqua e quindi e affonda. E vabbè, eh? No, fa un buco, poi ovviamente l'altra acqua. Guarda, purtroppo noi in Italia, che siamo, diciamo, dei grandi sperimentatori, abbiamo provato a rifarlo lì di fronte al Giglio, ma purtroppo Schettino c'è ancora il Casagli qui, perché sennò si poteva fare appunto un bel esperimento dal vivo, invece come al solito ci siamo lasciati fregare da questi greci, anzi. Vabbè, allora però la domanda è: se ora ci mettiamo il nostro iceberg e rifacciamo la stessa domanda, cioè io segno il livello del mare, che succederà a livello del mare una volta che l'iceberg si sarà sciolto? A si alza, B rimane uguale, C si abbassa. Cominciamo. A, chi vota A? Chi vota B? E chi vota C? Va bene, ai posteri l'ardua sentenza, nel senso che lo mettiamo da parte. Visto che abbiamo qui il ghiaccio, continuiamo a lavorare col ghiaccio, anzi, già che ci siamo lo sfruttiamo, anche buttiamoci un po' di sale anche lì, così lo scegliamo. Allora, vorremmo fare un esperimento, cominciare ora un esperimento che finiremo, che completeremo alla fine di tutto, e che è l'esperimento dell'acqua sovraraffreddata. Per fare questo abbiamo bisogno di sovraraffreddare l'acqua, ovvero di portarla a temperatura inferiore allo zero, va bene? Allora, visto che non avevamo voglia di portare qui un congelatore, che è piuttosto ingombrante, poi si deve fare la fisica tutti i giorni, insomma la fisica fatta con la roba che si trova in casa, abbiamo deciso di ricostruire qui il frigorifero della nonna, ovvero quel sistema che permetteva ai nostri, diciamo, antenati di fare il gelato in casa. Anche il gelato, per fare il gelato bisogna portare il liquido sotto zero, perché essendoci, diciamo, sostanze disciolte, non è solo acqua, non basta portarla a zero gradi, bisogna portarlo a un po' sotto. Allora, per fare ciò, cosa si usava? Si usava ghiaccio, che si poteva comprare, una volta arrivava il carrettino con il ghiaccio, e sale. Se mescolando, ora vi faremo vedere, ghiaccio e sale, la temperatura della miscela si abbassa. Però tutto questo per voi... Tutto questo, diciamo, per voi chiaramente risulterà un po' strano, perché sapete che si butta il sale per far sciogliere il ghiaccio sulla strada. Ora, infatti, poi ne metteremo un po' anche qui per aiutare il scioglimento di questo qui. Allora, come si possono conciliare tra loro queste cose? Allora, per tutto mostriamo che è vero, cioè l'APA ha portato qui un termometro di precisione, comunque, diciamo, questi termometri costano 5-6 euro e servono anche per vedere i cibi. Allora, mescolando, non c'è trucco, non c'è inganno, Cioè. Vediamo se riesce a fargliela vedere, più che altro. Ma la vedete? Si legge? No, devi inquadrarla. Allora, abbiamo appena mescolato acqua e ghiaccio e la temperatura sta scendendo, anzi scenderà a vista d'occhio. L'equilibrio tra acqua e ghiaccio, tra ghiaccio e sale, sapete a quanto è? Chi punta che è meno 10 gradi? È meno di meno 20 gradi? È meno 21 gradi. No, credo meno 21, ma è difficile veramente arrivare, deve essere proprio... Comunque, diciamo, si può facilmente arrivare a meno 15, meno 16 gradi. Allora, quindi l'esperimento che facciamo e che potete rifare a casa è il seguente.
o vi procurate come abbiamo fatto noi del ghiaccio, siamo andati alla Coop e abbiamo chiesto se ci davano un po' di ghiaccio della pescheria, infatti puzza un po' di pesce, e ci mescolate bottigliette d'acqua, ci mettete insieme delle bottigliette d'acqua, occhio, non apritele e devono essere sigillate, poi vi spiegheremo no, perché. Bottiglie normali, queste sono, avete visto, l'ho tolta dal cartone, Lasciate l'etichetta apposta per far vedere che non è acqua, cioè comprata così oggi pomeriggio, quindi... Quindi mettete un po' di bottiglie d'acqua nel frigorifero della nonna, fatto in questo modo, nel congelatore della nonna. Poi abbiamo dell'altro di ghiaccio, non vi preoccupate. Oh, chiaramente se non volete farlo così, potete anche infilarlo nel congelatore di casa, solo che il congelatore, che va appunto a meno 18 gradi, tende a congelare l'acqua. Quindi dovete infilarlo per un tempo sufficientemente breve da non farla congelare, va bene? Quindi dovete fare un po' di prove, comunque dopo vi spiegheremo per bene. No, non ci si diverte, già si dice l'assassino. Certo. Scusate, ma gli esperimenti richiedono un po' di tempo. Sì. Io devo fare il frigorifero. E io direi a questo punto, no? Passiamo al prossimo brano, questa volta passeremo a un reading letterario, quindi la parola al nostro attore. Venne l'anno 1420, che furono ragonati in Fiorenza tutti questi maestri ultramontani, e così quelli della Toscana e tutti gli ingegnosi artefici di disegno fiorentini. E così Filippo tornò da Roma. Si radunarono dunque tutti nella opera di Santa Maria del Fiore, presenti i consoli e gli operai, insieme con una scelta di cittadini, i più ingegnosi, che udissino sopra questo caso l'animo di ciascuno e si dovesse risolvere il modo di voltare questa tribuna. Cominciarono a chiamarli nell'udienza e todirono ad uno l'animo che avevano e l'ordine che ogni architetto sopra di ciò aveva pensato. E fu cosa bella il sentir le strane e diverse opinioni sopra di tal materia, perciò che chi diceva di far pilastri murati dal piano della terra per volgervi sugli archi e tenere le travate per reggere il peso, altri voltarla di spugne, così che fosse più leggero il peso. E molti si accordavano di fare un pilastro in mezzo e condurla a padiglione, come quella di San Giovanni di Fiorenza. E ci fu uno che propose empirla di terra e mescolare quattrini fra essa, ciò che volta dessino licenza, che chi voleva di quel terreno potesse andar per esso, e così in un subito il popolo lo portasse via senza spesa. Solo Filippo disse che si poteva voltarla senza tanti legni e senza pilastri o terra, con assai minore spesa di tanti archi e facilissimamente senza armatura. Parve a consoli che stavano ad aspettare qualche bel modo e dagli operai e da tutti quei cittadini che Filippo avesse detto una cosa da sciocchi e se ne fecero beffe ridendosi di lui e si volsero e gli dissero che ragionassi d'altro, che quello era un modo da pazzi come era egli. Del che, parendo a Filippo di essere offeso, disse: «Signori, considerate che non è possibile volgerla in altra maniera che in questa, ed ancora che voi vi ridiate di me. Conoscerete, se non volete essere ostinati, non doversi né potersi fare in altro modo. Ed è necessario, chi la vorrà condurre nel modo che io ho pensato, ella si giri col sesto di quarto acuto e facciasi doppia, l'una volta di dentro, l'altra di fuori, in modo che fra l'una e l'altra si cammini. Ed in su le cantonate degli angoli delle otto facce con le morse di pietra si incateni la fabbrica per grossezza e similmente, con catene di legnami di quercia, si giri per le facce di quella. Ed è necessario pensare a lumi, alle scale, ai condotti, dove l'acqua del piovero possono uscire. E nessuno di voi ha pensato che bisogna avvertire che si possa fare dei ponti di dentro per fare i mosaici ed un'infinità di cose difficili. Ma io, che la veggo volta, conosco che non c'è altro modo né altra via di poter evolgerla che questa che io ragiono». E riscaldato nel dire, tanto quanto e cercava facilitare il concetto suo, che egli non lo credessino. Veniva proponendo più dubbi che gli faceva meno credere tenerlo una bestia ed una cicala. La onde licenziatolo parecchie volte, ed alla fine, non volendo partire, fu portato di peso dai donzelli loro, fuori dall'udienza, tenendolo del tutto pazzo. Il quale scorno fu cagione che Filippo ebbe a dire poi che non ardiva passare per luogo alcuno della città, temendo non fussi detto «vedicola quel pazzo».
Restati consoli nell'udienza confusi e dai modi dei primi maestri difficili e dall'ultimo di Filippo, a loro sciocco, parendosi che confondessi quell'opera con due cose, l'una era il farla doppia, che sarebbe stato pur grandissimo e scongiopeso, l'altro di farla senza armatura. D'altra parte Filippo, che tanti anni aveva speso negli studi per avere questa opera, non sapeva che si fare e fu tentato di partirsi per Fiorenza più volte. Pure volendo vincere, gli bisognava armarsi di pazienza, avendo egli tanto di vedere, che conosceva i cervelli di quella città, non stare molto fermi in uno proposito. È cominciato in disparte a favellare, ora con questo consolo, ora quell'operaio, e similmente a molti cittadini, mostrando parti del suo disegno. Gli ridusse che si deliberarono a fare allogazione di questa opera, o a lui o a uno di quei ferrostieri. Per la qualcosa, inanimiti consoli degli operai e quei cittadini si ragunarono tutti assieme. E gli architetti disputarono di questa materia, ma furono con ragioni assai tutti abbattuti e vinti da Filippo, dove si dice che nacque la disputa dell'uovo in questa forma. Egli avrebbero voluto che Filippo avesse detto l'animo minutamente e mostro il suo modello, come avevano mostri essi modelli e disegni loro. Il che non volse fare, ma propose questo a maestri, forestieri e terrazzani, che chi fermasse in sur marmo piano un uovo ritto, quello facesse la cupola, che qui vi si vedrebbe lo ingegno loro. Fu tolto un uovo e da tutti quei maestri provato a farlo star ritto. Nessuno sapeva il modo. Fu da loro detto a Filippo che lo fermasse, ed egli con grazia lo prese e datogli un colpo del culo in sul piano del marmo lo fece star ritto. Romoreggiando gli artefici che similmente avrebbero fatto essi, rispose loro Filippo ridendo che gli avrebbero ancora saputo voltare la cupola, vedendo il modello e il disegno. E così fu risoluto che egli avesse carico di quest'opera e ne informasse meglio i consoli e gli operai. Allora era, diciamo, purtroppo si sentiva un po' male, non per colpa tua, ma allora era chiaramente Filippo Brunelleschi che doveva, dalle vite del Vasari, che appunto c'era questa competizione di come fare la cupola di Santa Maria, e gli dissero, beh, facci vedere i disegni, appunto lui disse, beh, bravi, se vi faccio vedere i disegni poi sono capaci tutti. Allora quindi fece questa sfida, la famosa sfida, che poi incredibilmente è passata alla storia come l'uovo di Colombo, mentre, diciamo, almeno io non sono riuscito a trovare citazioni di Colombo che riesce a tenere l'uovo in piedi, mentre invece questa qui è documentata almeno dal Vasari. Ora, diciamo, questo brano ci è servito per introdurre appunto questo oggetto, no? Che vi ricordate, ora questi sono uova rosse, ma è anche l'oggetto del indovinello di Gollum a Bilbo Baggins nell'Hobbit, che poi ritroveremo, no? Un bianco scrigno racchiude una dorata sfera e non ha né chiave né cerniera. E Gollum, diciamo, solo alla fine riesce a ricordarsi delle uova, che chiaramente in Inghilterra tendono a essere bianche, da noi tendono a essere rosse. Ma il problema della fisica di tutti i giorni che vi pongo è il seguente. Supponiamo che, come in questo caso qui, io ho quattro uova e due di queste sono sode e due di queste sono fresche. Come faccio a distinguere le uova fresche dalle uova sode? Chiaramente senza romperle, se no, diciamo, troppo facile. Allora, si accettano proposte? Esatto, dimmi. Si scuotono? Puoi provare a vedere se ti riesci a trovarlo, vieni. Forse scuotendole qualcosa si può fare. Vediamo un po'. Questa? Questa è soda. Questa è soda. E questa invece? Questa no. Queste? Ah, bene, quindi scuotendole si possono fare. In realtà questo funziona solo perché sono, grazie, un po' vecchie e hanno quindi una pellicola, no? Sapete, quando via via diventano vecchie si svuotano. Però c'è un metodo molto più semplice. Vieni a vedere, vieni qua. Vieni pure a fare la valletta. Che... Allora, era qui, converrà metterle qui dentro. Allora, vieni qua. Guardiamo un po'. Prendiamo queste due e cerchiamo di farle girare. Prova a farle girare, guardiamo un po' cosa succede. Questa gira molto male, vero? E quell'altra? E quest'altra gira molto bene. Chiaramente questa qui è soda, e quindi dentro è tutta compatta, mentre questa qui è fresca. Ma facciamo anche questo esperimento. Adesso io la faccio girare e te la fermi un secondo, va bene? Aspetta, facciamola girare ben bene. Fermala un secondo e lasciala andare, lascia.
Oh, ricomincia a girare. Tienila per meno tempo. Allora, la facciamo girare ben forte. Fermala un secondo. Sembra viva, questa qui. Mentre invece quella soda... prova a farlo te. No, devi cercare di fermarla. Vediamo se la faccio girare meno velocemente. Quella soda, ora qui le è mandata all'incontrario, ma quella soda una volta ferma, resta ferma. Mentre quella fresca... sembra viva. C'è anche un'altra caratteristica delle uova, però questa volta lo faccio con uno di legno, grazie, che chissà se mi riesce su questo tavolo. La cosa buffa è che questi oggetti qui, sapete tutti, quando sono in rotazione tendono a disporsi sugli assi principali di inerzia, però una cosa divertente è che tendono a disporsi sull'asse più, con il momento di inerzia più piccolo, quando due sono coincidenti. Cioè, se questo qui lo facciamo girare velocemente, si rizza sulla punta. È un'altra cosa abbastanza, diciamo, emozionante. Ora questo bisognerebbe farlo girare veramente veloce. E quindi vedete, anche con le uova si possono fare degli esperimenti divertenti. Nel frattempo il nostro frigorifero è raggiunto 18 gradi sotto zero. Siamo quasi a meno 18, 7, quasi, meno, quasi a 20 gradi sotto zero col ghiaccio e sale, quindi insomma funziona. Allora, diciamo, visto che ci sono i mondiali di ciclismo, direi di passare alla fisica della bicicletta. Quell'anno il grande Pozzi aveva vinto quasi tutto, insomma non aveva più avversari. A volte pedalava con una gamba sola, a volte per divertirsi saltava giù di sella, si nascondeva dietro ad un albero, poi quando passava Bartoli saltava sulla ruota di dietro e si faceva portare per molti chilometri, poi cacciava giù Bartoli dalla bicicletta e arrivava da solo al traguardo. Vinse il Giro d'Italia, quello di Francia, del Belgio, di Spagna, la Milano-Leningrado, il Giro del Vosgi e altre chicche. Finché un giorno venne a sapere che c'era un Giro di Germania e si iscrisse. Al Giro di Germania c'era anche il famoso Girardot. Era alto più di 2 metri, con un culo enorme, tanto che al posto del sellino aveva una sedia da barbiere. Era completamente calvo, all'infuori di una folta capigliatura rossa che teneva annodata in trecce legate con filo spinato. Aveva anche 2 baffi dritti, orizzontali, durissimi e prensili, con i quali infilzava e si metteva in bocca il cibo mentre correva. Mangiava una zuppa tipica della sua regione, l'Artois, a base di metano e cappone lesso, e faceva dei rutti spaventosi all'indietro, facendo cadere chi lo inseguiva. Aveva anche 2 piedi enormi. Tutte le volte che stava per attaccare, si gonfiavano ed emettevano un sinistro suono di carillon. Allora Girardot inarcava la schiena e con 4 pedalate scompariva sui tornanti. La sua potenza era tale che spesso doveva frenare in salita per non uscire di strada. La macchina della casa, che era la o qualcosa del genere, non riusciva mai a tenergli dietro. Quindi, quando forava, Girardot dava un colpo di reni e proseguiva solo sulla ruota di dietro. Una volta forò 2 le gomme e vinse ugualmente saltando sul mozzo del cannone come un cangurino. Girardot era un atleta molto diverso da Pozzi. Pozzi non beveva e non fumava. Girardot fumava 90 sigari al giorno e beveva come un tombino. Pozzi era morigerato e andava a letto ogni sera alle 9. Girardot aveva 6 amanti. Una spagnola, 2 sorelle russe, una cubana, una peruviana e una zingara bellissima che aveva rapito durante un cronometro in Ungheria. Andava sempre a letto dopo le 3 e si presentava la mattina alla tappa con delle clamorose vestaglie di seta arancio e lillà bevendo Pernod. A volte dormiva 1 oretta nei primi chilometri in un'amaca tesa tra 2 biciclette di 2 gregari. A volte partiva solo a mezzogiorno e dopo 10 minuti era già col gruppo. Pozzi era modesto e semplice. Girardot suonava 8 strumenti, sapeva battere a macchina e fare il verso del riccio sorpreso a rubare. Ma tutti e 2 avevano un fisico e una forza tremendi. Pozzi poteva restare 2 giorni senza respirare, gonfiare uno zeppelin senza tirare il fiato. Il cuore di Girardot batteva 3 volte al giorno, a mezzogiorno, alle 6 e alle 9. E i polmoni tenevano di listino fino a 8.000 litri. Allo sparo d'avvio, Pozzi scattò e Girardot si attaccò dietro, pulendosi il naso nel di dietro della maglietta dell'italiano per provocarlo. Alle porte di Berlino avevano già 9 minuti e 30 secondi sul gruppo, guidato dal tedesco Krupfen, che correva vestito da vichingo.
Vicino a Francoforte, Pozzi e Girardù trovarono un passaggio a livello chiuso, ma lo sfondarono e tirarono dritto. Poco dopo giunse Krupfen, che fu investito dal Milano Brennero. E finì in un vagone di emigranti italiani, dove conobbe una napoletana che sposò e con cui mise su una pizzeria tipica d'Amburgo. Nel gruppo, italiani e francesi cominciarono subito a tirarsi degli schiaffi. A Düsseldorf Pozzi vinse il traguardo volante. I due attaccarono i Carpazi. Girardù mise su un 54x452, cioè un rapporto con cui faceva 200 metri a pedalata. Pozzi mise su un 56x462 da 250 metri al colpo. Girardù mise su un 08 alla francese, per cui ogni pedalata corrispondeva ad un giro turistico completo di Pigalle. Pozzi mise su un 48 liscio, cioè un motorino della Morini. A quota 3.450 metri cominciò a nevicare e due fulmini colpirono il manubrio di Pozzi, che si fuse. Pozzi proseguì senza mani, ma Girardù lo staccò subito di 6 secondi. A 5.800 metri la strada franò, ma il francese, senza esitare, si arrampicò sul ghiacciaio. A 7.000 metri c'erano 6 metri di neve, ma Girardù continuò a salire finché il freddo non fosse ormai insopportabile. Pozzi strozzò due lupi e si fece un tre quarti e un colbacco, ma mentre stava per raggiungere il rivale precipitò in un crepaccio pieno di bicchieri di carta e tovagliolini di picnic usati. Girardù, redendo beffardamente, arrivò in cima alla montagna e si buttò giù da 8.000 metri con la bicicletta, arrivando leggero come una piuma sulla punta dei piedi. Ma nell'ebbrezza del trionfo si era sbagliato e si era buttato giù dal versante russo invece che da quello bulgaro, quindi dovette tornare su e rifare tutto il giro. Intanto arrivò Borzignon, gregario di Pozzi, e trovò il campione italiano che impazzito si lanciava pedalando contro le pareti del crepaccio. Borzignon si stracciò la maglietta, ne fece una corda e tirò su Pozzi. Pozzi e Girardù si trovarono insieme in cima e si buttarono insieme, ma Girardù era più pesante e vinse per un secondo. Terzo arrivò Borzignon, in mutande. La mattina dopo ci fu la seconda tappa, detta il Diagonalone, 6.300 km d'autostrada da Lisbona a Leningrado. Il gruppo rimase compatto fino a 1.300 km, poi all'autogrill Pavesi, Borzignon chiese di poter andare un po' avanti per salutare i suoi a Cattolica. Pozzi e Girardù diedero il permesso e Borzignon partì come un ossesso. Pochi minuti dopo nel gruppo cominciò a circolare la voce che Borzignon era di Pordenone. Pozzi urlò «Traditore!» e si lanciò all'inseguimento. Borzignone aveva già 2 ore e mezzo di vantaggio, ma in poche pedalate fu ripreso, venne ammonito e picchiato. Allora Girardù cominciò a fare una gara tattica. Disse «Beh, io vado a fare un giretto» e uscì a Rimini Nord. Pozzi, preoccupatissimo, gli si pose alle calcagne. Girardù, tranquillissimo, comprò un gelato e si mise a passeggiare sul lungomare. Pozzi e tre gregari lo seguirono pedalando sulla spiaggia. Poi Girardù fece il bagno in Moscone. Nel clan italiano tutti erano preoccupati per la mossa del francese. Girardù fece 6 partite a flipper, comprò alcune cartoline e andò a vedere delfini. Alle 8:30 di sera il gruppo era a 700 km di distanza, ma Girardù non dava segni di impazienza. Pozzi invece era nervosissimo e ogni tanto sbuffava, aprendo larghe voragini nella strada. Alle 10 Girardù si presentò al Mocambo e invitò a ballare una tedesca. Pozzi, nascosto dietro una palma, lo sorvegliava. Ballarono a lungo, poi Girardù tentò uno stricco e prese una sberla. Allora invitò un'altra tedesca. Ballarono fino a mezzanotte. Il gruppo intanto era a 30 km dal traguardo. A 12:30 Girardù e la tedesca cominciarono a fare i gustini e Borzignon mugulò eccitatissimo. All'1 i due uscirono teneramente allacciati e si diressero verso l'albergo Mare Verde. Pozzi li seguì e li vide entrare in camera, mentre a Lisbona il gruppo entrava sulla dirittura d'arrivo. Girardù si levò la maglietta e il berrettino. Poi, mentre la tedesca andava in bagno, si tolse i pantaloni, si guardò un momento intorno e fulmineo trasse di tasca una bicicletta e partì come un fulmine dalla finestra. Pozzi urlò «Maledetto!» e si lanciò all'inseguimento. In pochi secondi, testa a testa, percorsero gli 800 km d'autostrada, lasciando dietro di sé un sibilo acutissimo e un forte odore di polvere da sparo, e piombarono sul gruppo a 200 metri dall'arrivo. A questo punto, nello stomaco di Girardù, il grande sforzo e il gelato riminese diedero luogo a un'improvvisa reazione chimica. Dalla bocca del francese uscì una colonna di fumo alta 39 metri, profumata al pistacchio, ed egli impallidì e si fermò a vomitare a 2 metri dal traguardo. Pozzi vinse con 2 secondi di vantaggio e prese la maglia rosa. Girardù crollò di schianto, tagliando il traguardo con la lingua che si era gonfiata fino a raggiungere le dimensioni di un materasso. La tappa successiva era di 3.000 km e comprendeva tra l'altro la Maiella, le Ande, il McKinley, il ghiacciaio dello Jungfrau, l'attraversamento del Gobi e un esame di cultura generale. Uomini così non ce ne sono più.
Grazie, Pietro. Era il grande Pozzi da Bar Sport di Stefano Benni. Allora, diciamo, visto appunto che ci sono i mondiali di ciclismo e visto il brano che abbiamo scelto, parliamo un po' della bicicletta, della fisica della bicicletta. Qui abbiamo due modelli, diciamo questo un po' più grosso e questo qui un po' più piccolino. E la domanda fondamentale è: come si fa a girare in bicicletta, cioè a fare le curve in bicicletta? Allora, vediamo un po'. Suggerimenti? Qualcuno vuole azzardarsi? Allora, si usa lo sterzo, quindi diciamo non posso farlo qui perché gli effetti sarebbero catastrofici, ma diciamo supponiamo che uno stia andando in bicicletta e che improvvisamente giri lo sterzo e lo mantenga in quella posizione. Cosa si fa? Casca inevitabilmente la bicicletta, d'accordo? Perché ora diciamo probabilmente per illustrarlo è meglio far vedere un po' di slide, perché appunto sono effetti dinamici, mi sarebbe piaciuto farlo qui, ma è un po' pericoloso, soprattutto vista la scalinata. Allora, quindi, non si gira il manubrio, perché se si gira il manubrio, chiaramente il centro di massa è più o meno nell'ombelico del ciclista, quindi più o meno qua, Cosa succede? Siamo su una traiettoria curva, come insegniamo noi a fisica, quando siamo su una traiettoria curva, dal punto di vista del corpo che sta curvando, si sente una forza, detta forza centrifuga, è quella che se andate, diciamo, nelle giostre, vi spinge verso l'esterno. Avete presente i calci in culo, no? Che si inclinano tutti mentre stanno girando, perché? Perché la forza centrifuga vi spinge verso l'esterno. E quindi la bicicletta, che inizialmente era dritta, girando, sente una forza centrifuga, e quindi se tenete il manubrio stretto cascate, no? Sicuramente è, diciamo, l'errore che fanno tutti quando cominciano ad andare in bicicletta. No, in realtà le biciclette sono fatte in una maniera particolare, e qui ve la metto davanti, con quel giochetto lì, cioè se noi prolunghiamo il canotto, questo prolungamento va a cadere in terra, si vede lì anche, leggermente avanti rispetto al punto di contatto della ruota anteriore, e questo fa sì che se io me la levo dalla tasca se io inclino la bicicletta da una parte, la ruota gira da quella parte, se la inclino dall'altra, la ruota gira dalla parte opposta. Tutto lo conoscete. Ora, questo effetto qui è esattamente il contrario di quello che succede nell'automobile. L'automobile, l'avancorsa è negativa. Quando io lascio andare il volante, l'automobile, le ruote automaticamente tornano dritte, mentre nella bicicletta fa esattamente il contrario. Quindi la bicicletta, diciamo, da questo punto di vista è instabile, l'automobile è stabile. No, d'accordo, vai pure avanti. Allora, supponiamo adesso che io sono sulla bicicletta. Se riesco a montarci sopra, senza ammazzarmi. Allora, sono sulla bicicletta e... la faccio, sì, infatti c'ho proprio la mano. Allora, chiaramente supponiamo che io sia in equilibrio, questo vuol dire che il mio centro di massa sta sulla retta congiungente i due punti di contatto delle due ruote. Sapete tutti che posso curvare in bicicletta anche senza mani. Come faccio? Beh, se voglio girare in qua, mi inclino da questa parte. E la bicicletta da che parte si inclina? Dall'altra parte. Chiaramente non ho maniera per spostare in questa direzione il centro di massa, quindi il centro di massa rimane dov'è? Io mi inclino da una parte e la bicicletta, non c'è nessuna maniera per evitarlo, si inclina dall'altra. E quindi la bicicletta da sola curva dalla parte opposta, per un istante, rispetto a dove voglio andare. Per questa storia è l'avancorsa. A questo punto, cosa si è detto prima? Beh, sono su una traiettoria curva, c'è una forza centrifuga che sposta il centro di massa all'infuori. Quindi a questo punto io vengo spostato insieme alla bicicletta all'infuori e, essendo spostata dall'altra parte, a questo punto la ruota gira dalla parte giusta, io sono con il centro di massa dalla parte giusta e posso quindi iniziare una traiettoria curva senza essere spinto dalla parte. In questa maniera, anzi, se va su quella dopo,
la componente della forza centrifuga sommata alla forza peso dà di nuovo una forza che va sulla congiungente della ruota con i punti di contatto. Quindi per un momento la bicicletta sterza dalla parte opposta. E non so se avete mai provato, se mi è capitato di andare molto molto vicino a un muro, quando andate abbastanza veloce in bicicletta, e siete terrorizzati, il vostro corpo lo sa benissimo che non c'è verso di staccarsi da questo muro, cioè che nel senso se io giro il volante sbatto contro il muro, se mi butto una parte sbatto contro il muro, quindi diciamo, bisogna andare via lentamente, non posso diciamo allontanarmi, non so se vi è mai successo anche vicino a un burrone, vicino a una scarpata, insomma uno rimane terrorizzato perché intuitivamente lo sa questo fatto, coscientemente no. E diciamo, la stabilità della bicicletta, la cosa bella, è che è una stabilità dinamica e non statica. Mentre l'automobile ha una stabilità statica, nel senso che le ruote tornano dritte e l'automobile, se non tocco nulla, va dritta. La bicicletta no, tende sempre a cascare, ma il fatto che caschi fa sì che se si inclina da una parte e comincia a curvare, la forza centrifuga lo spinge dall'altra parte, allora il volante si gira dall'altra parte e la forza centrifuga lo spinge di nuovo in là e quindi la bicicletta lanciata rimane dritta per un bel pezzo, però le ruote fanno quella traccia lì. No? Comunque con la ruota di bicicletta si possono fare degli altri esperimenti piuttosto divertenti, che pur non avendo molto a che fare con la stabilità sono divertenti. Ce l'ho qua una ruota fornita. Costa un pacco di soldi, fornita gentilmente al mio studente che ha avuto l'accortezza di spaccarla su una buca della strada e così me l'ha regalata perché ormai era rotta. E, allora, diciamo, mi vuole sempre la nostra sperimentatrice, vieni, va a venire? Allora, un altro effetto che appunto non contribuisce molto alla stabilità ma è interessante è quello che si chiama l'effetto giroscopico. Ora vieni qua. Vieni pure fatti vedere dagli altri. Allora, prendi questa bicicletta, non ti fare male, tienila così. Allora, prova a girarla, diciamo, orizzontalmente. Com'è? Facile da girare? No, ma non importa girarla completamente, basta tu la inclini un po'. Così. No, rimettila come prima. Cioè, così e così, va bene? Prova a fare così. Facile? Allora, riproviamo a farla mentre gira. È molto più difficile, qualcun altro vuole provare? Vieni. Devi descrivere agli altri, tieni le braccia belle lunghe, perché non vorrei ti farci male. Allora, prova a girarla così, così com'è? Facile. Prova ora. Si muove, cioè si... è instabile, non è... Si scovilla, sì. Come dire. Te la cerchi di girarla così e lei cerca di girarsi in quell'altra maniera. Allora, proviamo a farlo in maniera un pochino più... Potete andare, grazie, poi vi richiamo quando mi... Allora, ho portato qui un pezzo di filo, mi viene a reggere il... Allora, questo è nient'altro che un pezzo di filo con un cappio e ho messo questo coso qui in modo da far vedere che, diciamo, chiaramente la posizione di equilibrio normale della ruota è questa. Questo però è parecchio diverso quando la ruota gira. Lascia andare? Niente male, La ruota vorrebbe girare, ma è appunto una cosa che io fatico moltissimo a spiegare ai miei ragazzi, la conservazione del momento angolare, fa sì che mentre lei cerca di cascare in giù, l'effetto avete sentito voi, la forza la spinge, cioè il momento, anzi, la fa girare nell'altra direzione, quindi lei casca continuamente, ma più casca e più gira. L'applauso andrebbe fatto a Newton, probabilmente. Sì, allora, diamo la parola al nostro Pietro. Bilbo sedeva su una seggiolina vicino al caminetto, mordicchiando un biscotto. L'appetito gli era quasi completamente passato e cercando di fingere che tutto fosse perfettamente a posto e niente affatto un'avventura. I nani mangiavano e mangiavano, parlavano e il tempo passava. Alla fine spinsero indietro le sedie e Bilbo si mosse per raccogliere piatti e bicchieri. «Immagino che vi tratteniate a cena», disse con il tono di voce più educato e inespressivo che aveva.
Ma naturale, disse Thorin. E anche dopo non risolveremo la faccenda fino a tardi e dobbiamo prima fare un po' di musica. Adesso sparecchiare. Al che i 12 nani, non Thorin, che era troppo importante, rimase a parlare con Gandalf, balzarono in piedi e ammucchiarono ogni cosa in alte pile. Senza aspettare i vassoi, se ne uscirono, tenendo in equilibrio con una mano sola colonne di piatti, ognuna con una bottiglia in cima, mentre l'Hobbit correva dietro di loro quasi squittendo per la paura. «Per piacere, fate attenzione! Per piacere, non vi disturbate, posso fare da solo!» Ma per tutta risposta i nani cominciarono a cantare. «Scheggia le coppe, sbriciola i piatti, lama e forchette torci non poco, ciò Bilbo Baggins odia da matti, spacca bottiglie, dai tappi al fuoco!» Strappa tovaglie, sul grasso salta, riversa il latte nel ripostiglio, a piede il letto tutto ribalta, l'uscio di vino spruzza vermiglio. Versa stoviglie che l'acqua scotta, col gran pestello tritale bene, e se qualcuna resta non rotta, buttarla in terra tosto conviene. Ciò Bilbo Baggins odia da matti, attento dunque tu con quei piatti. Naturalmente non fecero nessuna di queste cose orribili e pulirono e riposero ogni cosa sana e salva, mentre l'Hobbit girava e rigirava in mezzo alla cucina cercando di vedere che cosa stessero facendo. Poi tornarono indietro e trovarono Thorin che fumava la pipa coi piedi sul parafuoco. Faceva degli anelli di fumo assolutamente enormi che andavano dovunque egli diceva loro di andare, su per la scappa del camino o dietro l'orologio sopra la mensola o sotto la tavola o attorno al soffitto, ma dovunque l'anello di fumo andasse non era mai abbastanza veloce da sfuggire a Gandalf. Dalla sua corta pipa di terracotta egli spediva un anello di fumo più piccolo esattamente attraverso ciascuno di quelli di Thorin. Poi l'anello di fumo di Gandalf diventava verde e tornava indietro a liberarsi sopra la testa dello stregone. Ce n'era già una nuvola attorno a lui che gli dava un aspetto strano e stregonesco nella penombra. Bilbo rimase fermo a guardare. Gli piacevano molto gli anelli di fumo. E poi arrossì al pensiero di quanto si fosse sentito fiero degli anelli di fumo che aveva fatto salire nel vento sopra la collina il mattino precedente. Come avete capito, diciamo, il prossimo argomento sono gli anelli di fumo e a questo scopo abbiamo costruito la macchina spara anelli, che però prima ve la faccio vedere senza anelli, che è piuttosto divertente. La macchina spara fumo, 34 euro, che sono quelle che si usano per fare le festicciole in casa. Allora, questa luce si riescano a vedere, questa qui è una macchina per fare gli anelli di fumo, che come vedete hanno, allora guardiamo se ora con un po' di mira riescono a buttare giù, vedendoli, questa non è molto forte comunque, Adesso proviamo anche a farne sbattere due uno contro l'altro. Che si riscaldi la macchina qui. Comunque, diciamo, questa ve la potete costruire tranquillamente. Questa è la versione sofisticata con il soffietto, ma basta fare un buco in una scatola di cartone e battere sulla parete. C'è un bellissimo poco, appena. Vieni. Si incontrano, si distruggono, spara, abbiamo finito di ricaricare, comunque dopo il
chi vuole giocare, soprattutto tra i bambini, ma abbiamo finito e lo so che queste cose... Allora, prima di procedere all'ultimo, sì, facciamo un po' di sempre con lo stesso principio, ovvero. Intanto che ti spieghi, vai. Allora, palloncino. Vedete, questa qui andiamo un po' più su con la tecnologia, eh? Adesso ci vogliono degli strumenti, quindi palloncino, No, se non ci fate gli occhi e la bocca non funziona, quindi attenzione. Metto un pezzo di scotch solo perché questo qui dà un po' noia al flusso d'aria. Voi vi domandate cosa c'entra un palloncino con gli anelli di fumo, poi lo saprete. Allora, supponiamo che questo sia un pesce palla. Solo perché poi l'ho utilizzato nella spiegazione. L'ultimo mi sa che non funziona, mettilo su quello di là. Allora, la domanda è, secondo voi, quanto è difficile mantenere un palloncino in equilibrio sul flusso d'aria di un phon? Allora, alzi la mano chi pensa che è molto facile. Alzi la mano chi pensa che è... abbastanza facile e che è molto difficile. Lascio? Allora proviamo un pochino più difficile. Lascio? E ora con la forza e la mente... Allora, come avete visto è molto molto facile, anzi è quasi più difficile farlo cascare che lasciarlo lì in equilibrio. Guardiamo se con gli effetti speciali 3D dovrebbe. Allora, per spiegare, almeno la spiegazione che a me piace è quella molecolare, perché diciamo, noi fisici, almeno io sono abituato a vedere le cose basate sulle molecole. Allora, un fluido, l'aria, è composta, sapete bene, tutti di molecole che noi approssimiamo a palline, che vanno in tutte le direzioni. Sapete, l'aria ferma, vanno in tutte le direzioni. Hanno velocità diversa e sono distribuite secondo la legge di Maxwell-Boltzmann. Insomma, la velocità dipende dalla temperatura, o viceversa, la temperatura dipende dalla velocità, uguale, ma diciamo, questo ci interessa poco. Possiamo anche considerarle tutte con la stessa velocità. La pressione è dovuta agli urti delle particelle con una certa parete. Per esempio all'interno del palloncino c'è una pressione più alta della pressione atmosferica e è mantenuta da un continuo bombardamento di queste molecole all'interno del palloncino. D'accordo? Allora, quando vai pure avanti, diciamo, una forza è chiaramente la pressione diviso l'area. Oh, qui ci sarebbe voluto un pezzo di carta che non abbiamo preparato. Vabbè, magari se lo trovi. Allora, quando cerchiamo di metterlo in movimento, l'aria, cosa succede? Succede che le molecole che noi vogliamo spostare devono avere la velocità più diretta in una direzione che nelle altre, altrimenti il fluido non si sposta. Ma questo fa sì che trasversalmente al fluido hanno una velocità minore, perché la loro velocità, il fluido continua a essere praticamente isotermo, quindi con la stessa velocità, mentre prima andavano in tutte le direzioni, adesso devono andare prevalentemente in una direzione. È facile immaginarselo pensando che se tutte le molecole andassero solo in una direzione, la pressione nella direzione trasversa sarebbe zero. Allora, adesso con i nostri... Sì, proviamo, forse metà è meglio. Allora, con i nostri mezzi spettacolari, adesso... faremo un esperimento difficilissimo.
Allora, per questo esperimento ci vuole una cannuccia e un pezzo di carta. Bene? Allora, se poi se mi fai vedere la slide successiva. Allora, essenzialmente, diciamo, come faccio io a sollevare questo pezzo di carta soffiando in una cannuccia? Beh, la cosa più semplice è soffiare sotto, ovviamente. Ma se io soffio sopra, ce la faccio secondo te a sollevarla? Proviamo. Piuttosto facile anche in questo caso, perché essenzialmente per quello abbiamo visto prima, il flusso d'aria sopra diminuisce la pressione trasversa e quindi questa volta è l'aria che sta sotto, che invece è ferma, che solleva su la mia cannuccia, no? E con lo stesso sistema si può... Si può costruire, è un po' corta, uno spruzzatore. Vieni qua a testimoniare. È successo? Hai visto la placca in faccia? Oh, guarda, un piatto di sopra. E adesso prendiamo la cannuccia pulita, te sofferai sotto il ponte e guardiamo cosa fa questo ponte di carta. Forte, eh? Anche più vicino vai. grazie. Avete visto anche questo, diciamo, piuttosto inconsueto, soffiando sotto il ponte si spiace e tende a scomparire. Grazie, puoi tornare. E quindi diciamo questo qui è come funzionano gli spruzzatori, il perché le bandiere sventolano e se vai avanti è anche perché gli anelli di fumo sono così stabili. Perché come si fa a tenere il palloncino, anzi il pesce palla, in equilibrio sul flusso d'aria? Il fatto è che quando il palloncino va da una parte, no? Il flusso d'aria nel qui, da questa parte qui. Tienimelo così. Sì. Allora, superiamo che questo qui, invece di stare nel centro, si sposta da una parte. No, te stai fermo. Il flusso d'aria che sta qui è più veloce di quello che sta di qua, e quindi la pressione trasversale di qua è maggiore, e quindi lo riporta qui. Chiaramente c'è anche una pressione diretta, che è quella che mantiene il palloncino in equilibrio. Quindi la collisione per così lo tiene in alto, ma appena si allontana, Bernoulli lo riporta a posto. E appunto gli anelli di fumo sono stabili perché avete visto come ruotano, no? Gli anelli di fumo costantemente. Quindi abbiamo praticamente, questa è una sezione, un anello che gira, quindi all'interno il fluido è diciamo, essenzialmente con meno velocità, quasi fermo e quindi preme. All'esterno è fermo e quindi preme e quindi l'anello di fumo è compresso tra questi due strati ad alta pressione e quindi rimane stabile per un tempo piuttosto lungo. E questo diciamo, dove fa vedere che la fisica, il bello della fisica è che permette di collegare fatti che a prima vista completamente scollegati tra di loro. Procediamo con, vogliamo far notare intanto... Possiamo far notare che è successo, il nostro iceberg si è sciolto, anche con l'aiuto di un pochino di sale. Sì, per facilitare. Sì, se no dobbiamo aspettare domattina. E avete visto che, non mi ricordo se era la A o B, la C, però... È rimasto uguale. Sì, è rimasto, diciamo, chiaramente allo stesso livello, perché il ghiaccio sposta tanta acqua quanto pesa, ma quando si scioglie ovviamente riempie, diciamo, esattamente lo stesso volume dell'acqua spostata in precedenza.
E possiamo far vedere un po'... No, lo faremo vedere dopo insieme all'acqua sovraffreddata. Vai, leggiamo l'ultimo brano, questo è di Kurt Vonnegut, Ghiaccio 9. Vi sono molti modi, mi disse il dottor Breed, in cui certi liquidi possono cristallizzare, possono ghiacciare. Molti modi in cui i loro atomi possono fissarsi e legarsi in modo stabile e ordinato. Il vecchio dalle mani maculate mi invitò a pensare ai molti modi in cui le palle da cannone possono essere ammucchiate in un cortile, ai molti modi in cui gli aranci possono essere stipati in una cesta. Così accade agli atomi nei cristalli. E due diversi cristalli della stessa sostanza possono avere proprietà fisiche completamente diverse. Mi parlò di una fabbrica che aveva ottenuto grossi cristalli di tartrato di diametilene. I cristalli erano utili in certi processi industriali, disse, ma un giorno la fabbrica scoprì che quei cristalli non avevano più le proprietà richieste. Gli atomi avevano cominciato a fissarsi, a legarsi, a ghiacciare, in un modo diverso. Il liquido che cristallizzava non era cambiato, ma i cristalli che formavano erano, per quanto riguardava l'applicazione industriale, completamente inutili. Come questo fosse accaduto era un mistero. Il colpevole teorico, tuttavia, era quello che il dottor Breed chiamava un seme. Con questa definizione intendeva un minuscolo granello dello schema cristallino indesiderato. Il seme, arrivato Dio solo sa da dove, insegnava agli atomi il nuovo modo in cui fissarsi e legarsi, in cui cristallizzare, in cui ghiacciare. Adesso pensi di nuovo alle palle da cannone in un cortile o agli aranci in una cesta, mi disse, e mi aiutò a capire che la disposizione dello strato inferiore delle palle da cannone o degli aranci determinava il modo in cui ogni strato successivo si sarebbe fissato. Lo strato di base è il seme del comportamento di tutte le palle da cannone e di tutti gli aranci che verranno poi, anche di un numero infinito di palle da cannone o di aranci. E adesso immagini, ridacchiò il dottor Breed, godendosela un mondo, che vi sono molti possibili modi in cui l'acqua possa cristallizzare, possa gelare. Immagini che il tipo di ghiaccio su cui pattiniamo e che mettiamo nei cocktail, potremmo chiamarlo ghiaccio 1, sia soltanto uno dei diversi tipi di ghiaccio. Immagini che l'acqua geli sempre come ghiaccio 1 sulla Terra, perché non ha mai avuto un seme che le insegnasse a formare il ghiaccio 2, il ghiaccio 3 e il ghiaccio 4. E immagini, batté sulla scrivania con la vecchia mano, immagini che vi sia una forma che chiameremo ghiaccio 9, un cristallo duro come questa scrivania, con un punto di fusione, diciamo, di 50 gradi centigradi. Benissimo, la seguo, dissi. Il vecchio mi chiese di pensare ai marine degli Stati Uniti in una palude dimenticata da Dio. I camion e i carri armati e gli obici affondano, lamentò lui, affondano nel miasma e nella fanghiglia fetida, alzò un dito e ammiccò. Ma immagini, giovanotto, che un marine abbia con sé una minuscola capsula contenente un seme di ghiaccio 9, un modo nuovo perché le molecole dell'acqua si fissino e si leghino, gelino, insomma. Se quel marine gettasse quel seme nella pozzanghera più vicina, la pozzanghera gelerebbe? Chiesi. E tutto il fango attorno alla pozzanghera? Gelerebbe? E tutte le pozzanghere nel fango ghiacciato? Gelerebbero? E gli stagni e i ruscelli nel fango ghiacciato? Gelerebbero? Può scommetterci che gelerebbero, gridò lui. E i marine degli Stati Uniti si leverebbero dalla palude e si metterebbero in marcia. E questa roba esiste? Chiesi. No, 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 disse il dottor Breed, prendendo di nuovo la pazienza con me. Le ho detto tutto questo soltanto per darle un'idea dei metodi straordinariamente nuovi con cui Felix avrebbe probabilmente affrontato un vecchio problema. Ciò che le ho detto è soltanto quello che Felix disse al generale De Marine che le esortava a occuparsi del problema del fango. Felix mangiava solo nella caffetteria tutti i giorni. Era una regola. Che nessuno si sedesse al suo tavolo per non interrompere i suoi pensieri. Ma il generale De Marine arrivò, prese una sedia e cominciò a parlare del fango. Quella che le ho riferito fu la risposta improvvisata di Felix. Allora... Una cosa simile non esiste. Le ho appena detto che non esiste! Gridò il dottor Breed accalorandosi. Felix morì poco dopo e, se lei avesse ascoltato quello che ho cercato di spiegarle sui ricercatori puri, non mi avrebbe rivolto questa domanda. I ricercatori puri lavorano su ciò che li affascina, non su ciò che affascina gli altri. Continua a pensare a quella palude. Può smettere di pensarci. Io ho detto la sola cosa che volevo dire quando ho parlato della palude. Ma se i ruscelli che scorrono in mezzo alla palude gelassero sotto forma di ghiaccio 9, cosa accadrebbe dei fiumi e dei laghi in cui quei ruscelli si gettano? Gelerebbero, ma il ghiaccio 9 non esiste.
e gli oceani in cui si gettano i fiumi ghiacciati? Gelerebbero, naturalmente, scattò lui. Immagino che lei si precipiterà a invadere il mercato con la sensazionale notizia del ghiaccio 9 ormai, ma le ripeto, non esiste! E le sorgenti che alimentano i laghi e i ruscelli ghiacciati e tutta l'acqua sotterranea che alimenta le sorgenti? Gelerebbe tutto, maledizione! Ma se avessi saputo che lei era un membro della stampa gialla, non avrei sprecato neppure un attimo con lei. E la pioggia? Quando cadesse, gelerebbe in duri, minuscoli aghi di ghiaccio 9 e questa sarebbe la fine del mondo! E anche la fine dell'intervista! Addio! Il dottor Breed si era sbagliato, almeno riguardo a un particolare. Il ghiaccio 9 esisteva. E il ghiaccio 9 era sulla Terra. Il ghiaccio 9 era l'ultimo dono che Felix Honecker aveva creato per l'umanità prima di raggiungere la sua meritata ricompensa. Lo creò senza che nessuno si accorgesse di quello che stava facendo. Lo creò senza lasciare una documentazione di ciò che aveva fatto. Per l'atto della creazione era necessaria una vera, complessa attrezzatura, ma questa esisteva già nel laboratorio di ricerca. Il dottor Honecker doveva soltanto fare una visita ai suoi colleghi del laboratorio, prendendo in prestito questo e quello, trasformandosi in un'affascinante seccatura per i colleghi, fino a che, per così dire, non ebbe cucinato la sua ultima infornata di pasticcini. Aveva fatto una scheggia di ghiaccio 9, era bianca-azzurra. Il suo punto di fusione era di 45,75 gradi Celsius. Il dottor Felix Honecker aveva messo la scheggia in una boccetta, aveva messo la boccetta in tasca. Ed era andato nella sua casetta di Cape Cod con i suoi 3 figli, con l'intenzione di trascorrervi il Natale. Angela aveva 34 anni, Frank 24, il piccolo Newt ne aveva 18. Il vecchio era morto alla vigilia di Natale e aveva parlato del ghiaccio 9 soltanto ai suoi figli. E i suoi figli si erano spartiti il ghiaccio 9. Allora, se il frigorifero della nonna ha funzionato, adesso vi facciamo vedere il ghiaccio 9 di Vonnegut esiste davvero, è quello però che noi chiamiamo l'acqua sovraraffreddata. Allora, prima faccio vedere una cosa che non vi stupirà, cioè abbiamo detto quest'acqua è stata a 15 gradi sotto zero, quant'era, e quindi cosa ha fatto? È congelata, come vi immaginate. E allora la sua temperatura, quanto sarà? Quant'è la temperatura del ghiaccio con un pochino d'acqua intorno? Zero, giusto, infatti questo termometro legge circa zero, però questa infatti si è congelata. Ora, se siamo fortunati, non siamo fortunati, sì. Non siamo fortunati, perché è congelata pure lei, giusto? Eh sì, è congelata. Non ha funzionato, ma guarda te. Forse questa? No, ghiaccia anche lei. Sì, niente, non ha funzionato. Siamo veramente rovinati. Siamo sfortunati, perché questa era già ghiacciata prima e quindi non ha funzionato. Niente, niente ghiaccio 9, era la cosa più bellina. Questo, diciamo, è purtroppo un esperimento, è la prima volta che ci fallisce, ma siamo stati poco attenti, perché facciamo troppe cose. Allora, il problema qual è? Che questo esperimento funziona bene se riusciamo a tenere l'acqua intorno a meno 7, meno 8, meno 9 gradi, mentre chiaramente il ghiaccio intorno è a meno 18, meno 20 gradi, quindi è un problema come metterlo nel congelatore. E nulla, ora proviamo, si può provare a rifarlo, ma ci vorrà un po' troppo tempo. Intanto vi posso raccontare quello che dovrebbe succedere. Vai, ci penso io a mettere il ghiaccio. No, vai, faccio io. Allora, quello che dovremmo aver visto, che purtroppo stavolta non ha funzionato. È la seguente cosa. Allora, l'acqua, come probabilmente tutti voi sapete, assomiglia moltissimo alla testa di Topolino, nel senso che è formata da un corpo centrale, che è l'ossigeno, e due orecchie che sono, diciamo, gli atomi di idrogeno. Ora, il fatto è che l'ossigeno attrae gli elettroni molto più dell'idrogeno, e quindi l'ossigeno diventa essenzialmente caricato negativamente e l'idrogeno caricato positivamente. E quindi l'acqua piace tantissimo disporsi
in questa maniera, cioè con un orecchio che tocca il corpo di un'altra molecola d'acqua, d'accordo? Ora però il problema è che chiaramente per soddisfare completamente questa sua tendenza bisogna mettere le molecole di acqua in una disposizione che è quella del ghiaccio, appunto, che però con questo sistema qua si può fare solo in tre dimensioni e quindi è piuttosto difficile da visualizzare. Vado laggiù che tanto... Allora, quindi usiamo un modello più semplificato, che è il modello Mercedes-Benz dell'acqua, in cui al posto della molecola d'acqua usiamo il simbolino della Mercedes-Benz. Avete presente quello che quando eravate giovani spaccavate via dalle Mercedes per attaccarla alla catena perché sembrava il simbolo della pace? Ecco qua, c'era un mio compagno, lo fece davvero, noi eravamo sfigati, stavamo in un quartiere povero e quindi di Mercedes non si vedeva, no? Questo qui piaceva, il babbo diceva la Mercedes, quindi lo staccò da quella del suo babbo che lo nominò in una maniera veramente spettacolare quando se ne accorse. Comunque, in questo modellino qui semplice, il legame polare dell'acqua è semplicemente il legame punta a punta del modello Mercedes-Benz. Non essendo, diciamo, orientato, è più facile perché si può facilmente farlo in due dimensioni e quindi lo si può visualizzare più facilmente. Allora, vedete, quello là è essenzialmente la rappresentazione dell'acqua. Sono molecole messe, diciamo, tutte un po' disordinate e però abbastanza impacchettate. Perché, come si fa a sapere che sono ben impacchettate? Perché l'acqua è incomprimibile, Non si riesce a comprimerle, che vuol dire che essenzialmente le molecole si toccano tutte quante, possono scivolare una sull'altra, ma non si possono comprimere. Invece quando ghiacciano, il ghiaccio si apre, il ghiaccio galleggia nell'acqua, perché per poter soddisfare tutte i vincoli, cioè tutte le punte, deve allargarsi. Non gli piace che ci siano altre molecole all'interno di quegli esagoni. E quindi quella lì è la struttura del ghiaccio. Ora non è che nell'acqua non ci siano queste catene, è che non sono complete, cioè ci sono delle catene e questo diciamo, contribuisce alla viscosità dell'acqua, però non sono complete e non formano gli anelli. Allora, per diciamo, come in chimica e in fisica, si parla da una parte di entropia e da quell'altra di energia, cioè se si vuole una configurazione che sia a bassa energia c'è il ghiaccio. Però di configurazioni ce ne sono poche, si possono mettere solo in quella maniera lì. Se invece si vuole avere accesso a tante diverse configurazioni, bisogna andare nell'acqua. Allora, in fisica si dimostra che la stabilità è il minimo di una funzione che si chiama energia libera, che è l'energia meno l'entropia moltiplicata per la temperatura, che vuol dire che se la temperatura è bassa si deve semplicemente minimizzare l'energia, ovvero il ghiaccio. Se la temperatura è alta bisogna massimizzare l'entropia, perché c'è un meno davanti, e quindi acqua. D'accordo? E quindi questo è il coso. Ora però, supponiamo che io, come stiamo cercando di fare, riesca a portare l'acqua sotto gli 0 gradi. L'acqua gli piacerebbe andare nella configurazione del ghiaccio, ma si trova nella configurazione dell'acqua. Per cominciare ha bisogno, come diceva il racconto di Vonnegut, di un seme, ovvero ha bisogno che si comincino a formare un po' di questi esagoni. D'accordo? E quanto deve essere grande questo seme? Beh, deve essere tanto più piccolo quanto più bassa la temperatura dell'acqua. No? Perché chiaramente, visto che se l'acqua è appena sotto lo 0 gradi, questi semi si formano, ma come si formano si spaccano facilmente perché durano poco. No? E quindi è poco probabile che cominci a partire, ci vuole che si formi un seme molto grande. Invece se la temperatura è sostanzialmente più bassa di quell'ambiente, appena se ne forma un pezzettino, parte, e è quello che avremmo voluto costruire qui. E, allora, che cosa succede? Succede che l'acqua, quello che cerchiamo di fare, si riesce a portare a temperature sostanzialmente minori di 0 gradi e rimane liquida, fino a che non gli forniamo il seme, esattamente come ipotizzava di poter fare Vonnegut a temperatura ambiente. Questo qui invece avviene, per l'acqua avviene a 0 gradi ovviamente. A temperatura ambiente avviene con gli scaldamani, con l'acetato di sodio. Questi scaldamani liquidi, non so se l'avete mai visti, sono liquidi, quando piegate un ferrettino che c'è dentro, improvvisamente diventano solidi e liberano una grande quantità di calore. Questo perché? Perché
la, diciamo, l'acetato di sodio, che ha delle catene che hanno ancora più difficile da fare il reticolo, sta in quella fase laggiù, che è una fase con un'energia molto più alta di quella del ghiaccio, no? Se gli do il seme, è dato dal ferrettino, dalla piegatura del ferrettino, comincia a gelare, rilascia tutto questo calore in più che c'aveva e quindi scalda le mani di chi è andato a pescare. Ora, visto che si sta parlando di acqua, diciamo, l'altro componente è il fatto che l'acqua e il sale abbassano la temperatura, e questo sembra controintuitivo perché noi buttiamo il sale sulla strada per sciogliere il ghiaccio. Allora, cosa succede? Succede che, diciamo, da una parte abbiamo il ghiaccio, un bel cristallo, e il sale, un altro bel cristallo. Ora, il sale sta piuttosto piacevolmente in mezzo all'acqua, perché sono tutte, perché, diciamo, si scinde in ioni, l'acqua è polare, quindi ci sta. Però preferirebbe energeticamente stare sale da una parte e ghiaccio da quell'altra. Cioè, vuol dire che quella configurazione mescolata ha un'energia più alta della configurazione separata, però ha anche più configurazioni. Quindi, di nuovo, se vince l'entropia, cioè se siamo a temperature abbastanza alte, il ghiaccio si scioglie. Se vince l'energia, cioè siamo a temperature basse, il ghiaccio si separa. E infatti, diciamo, a meno 21 gradi, a meno 30, a meno 40, per esempio al polo nord o anche al polo sud, e l'acqua di mare ghiaccia, e ghiaccia, fa un ghiaccio non salato, cioè ghiaccio puro da una parte e sale da quell'altra. Va bene, vedete anche questo, diciamo, il discorso tra entropia e energia è quello sotto. Allora, cosa succede quando butto il sale sul ghiaccio? Butto il sale sul ghiaccio, no? La temperatura della miscela sale e ghiaccio si abbassa. Perché? Perché la miscela di sale e ghiaccio ha un'energia più alta. Però se questa temperatura risultante non è più bassa di 21, 20, meno 21, meno 20, meno 18 e così via, il fatto è che vince la fase liquida. E quindi il ghiaccio si abbassa di temperatura, ma si scioglie. Perché, diciamo, per cui potersi congelare con il sale presente deve andare a meno 21 gradi. In Russia o in Norvegia dove va a meno 21 gradi non buttano il sale sulla strada perché non servirebbe a nulla. Non lo buttano neanche a Roma, ma per altri motivi. Allora, mentre stiamo aspettando, sperando che chissà che cosa succede laggiù, passiamo, qui abbiamo finito, no, con i brani. Passiamo allora all'ultimo argomento extra che avevamo preparato. Che cosa? Prima facciamoglielo vedere. Allora, dunque, quest'ultimo è un brano appunto letterario particolarmente interessante. Paperone e il deposito sotterraneo. Allora, diciamo, tanto per farvi perdere un po' di tempo, cosa succede? I bassotti, come al solito, stanno attaccando il deposito e Paperone è esasperato e quindi cerca l'ennesima soluzione. Questa volta decide di fare un deposito sotterraneo fatto in quella forma lì, ma chiaramente i bassotti lo vengono a sapere e quindi riescono a nascondere delle casse di tritolo sotto questo deposito sotterraneo, che a tutti gli effetti diventa una specie di fucile. E quindi, a un certo punto, mentre i paperini stavano scendendo giù con l'ascensore per andare a vedere il nuovo deposito, esplode tutto e l'ascensore, quello vedete che si vede il punto interrogativo, e i soldi vengono sparati in aria. D'accordo? Vedete, queste qui all'inizio sono chiaramente tutti per terra, poi si rialzano e dicono: accidenti, siamo stati sparati e anche i dollari stanno viaggiando con noi. E stanno lì dicendo: ah, che cosa succede, cosa succede? A un certo punto dice: ah, ci stiamo separando, l'ascensore, cioè i dollari continuano a viaggiare e l'ascensore cade. È ovvio, dice uno dei paperini, che sono sempre stato Putelli, no? L'ascensore pesa di più di un dollaro e quindi comincia prima a scendere. E quindi scendono, ricascano in terra, no, ovviamente non si fanno niente, come si sa dalle leggi dei cartoni animati, e sapete che i cartoni animati si possono uccidere solo in una maniera, che è? La salamoia, ovviamente. Che ha incassato Roger Rabbit. Vabbè, dopodiché leticano, a un certo punto
Paperone si rende conto, dice: accidenti, ma siamo qui a picchiarci ormai da mezz'ora e i dollari non si vedono, che siano andati e finiti in orbita. In realtà vanno a vedere, in orbita non sono. E uno dei paperini, forse sempre il solito, dice: ma è ovvio, è tutta causa della rotazione della Terra. Mentre i soldi erano in aria, la Terra ha ruotato e quindi i soldi sono andati a cascare a 80 km a est del punto di contatto. E poi vabbè, corrono lì e ovviamente hanno una sorpresa che, diciamo, chi vuole leggersi poi il fumetto se lo legge. Allora, la domanda è: quali errori di fisica ci sono in questo fumetto? Allora, qualcuno vuole provare a lanciarsi? Diciamo. Allora, qui dice che l'atmosfera dovrebbe trascinare con sé i dollari. Poi? Non c'è solo quello, e non è questa la spiegazione. Allora, questo problema è stato affrontato anche da Galileo nel dialogo sui massimi sistemi. Allora, per cominciare, cominciamo sempre dal nostro amico Galileo, che ha fatto un esperimento sulla Torre di Pisa, lasciando cascare, vi ricordate, il legno, no, e il metallo, e ha scoperto che tutti i gravi arrivano in terra insieme. D'accordo? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, prima di tutto, chiaramente il deposito non casca prima dei dollari, trascurando i tenti dell'atmosfera, e poi se anche ci fosse atmosfera, io ho provato a fare un po' di calcoli, non è banale capire se, diciamo, frena più un dollaro un ascensore, perché è vero che l'ascensore pesa più di un dollaro, ma c'è anche una sezione d'urto più grande, quindi non è per nulla banale. In ogni caso stavano viaggiando tutti insieme, quindi si immagina che anche l'atmosfera viaggi insieme a loro. Quindi chiaramente l'ascensore non si dovrebbe separare dai dollari, almeno non certo perché è più peso, e in ogni caso in un ascensore in caduta libera si galleggia come se fossimo senza peso, perché sia l'ascensore sia noi acceleriamo giù con la stessa accelerazione e quindi, diciamo, si galleggia. I film di fantascienza in cui si vede gli astronauti nello spazio vengono di solito girati su degli aerei che vanno a alta quota, poi scendono giù secondo una parabola, non che scendono giù a picco, scendono giù secondo la parabola tipica della caduta libera, all'interno del, anzi addirittura in salita, perché non importa essere in discesa, mentre sta salendo, se accelera, se segue la traiettoria, diciamo, balistica di un corpo lanciato, possono girare 3, 4, 10, 15 secondi, credo al massimo, di film in caduta libera. Questo aereo è anche chiamato Vomit Comet, perché ovviamente gli attori, quando vanno a girare queste scene, le prime cose che fanno è vomitare da tutte le parti. Allora, non c'è solo questo, ma c'è, appunto, dovuto anche alla rotazione della Terra, abbiamo qui il nostro buon Coriolì, che appunto ci dice che i corpi sulla rotazione della Terra subiscono delle forze. Allora, possiamo ripetere l'esperimento di Galileo mettendo la Torre di Pisa sull'equatore. D'accordo? Allora, pensiamo, siamo nel limbo dove tutto è possibile, perché ci sono tutti i grandi sapienti tutti insieme, e c'è sempre questo Aristotele che sta lì a tampinare Galileo e gli dice: ma non è vero quello che fate, tutto finto, i corpi più pesanti cascano prima, eccetera, eccetera. Allora, a un certo punto decidono di rifare l'esperimento. No? Quindi si mettono, ricostruiscono sul limbo tutto possibile, ricostruiscono la Torre di Pisa, la mettono sull'equatore per fare le cose più semplici. Galileo va in cima, lascia cascare la roba, no? E chiaramente arriva prima quello un po' più pesante perché c'è l'aria. Allora lo rifanno appuntendolo, facendolo diventare molto affilato, appuntito, e questa volta sembra che cadano proprio così. Allora Aristotele è sempre lì a intignare: ma non è proprio vero, eccetera, eccetera, eccetera. Dice: va bene, facciamo una cosa, ci mettiamo molto molto vicini, sdraiati per terra, per vedere quando arrivano giù insieme. Cavolo, fa un altro, ma è pericoloso, tutte le lance appuntite, se uno se lo piglia in capo, anche se siamo in limbo, insomma. Beh, è molto semplice, tiriamo giù il filo a piombo dalla Torre di Pisa, così segniamo esattamente il punto sotto la Torre di Pisa, e così ci possiamo sdraiare, d'accordo? Allora, tutti partecipano, c'è Coriolì, c'è Platone, c'è Aristotele, e c'è anche Galileo sta là sopra, e poi ci mettiamo Einstein. E, diciamo, Coriolì dice: io non mi metto a est, mi posso mettere a qualsiasi parte, ma non a est. No, a est ci si mette, mettiamo Aristotele, lascia cascare giù le lance, e chiaramente Aristotele
viene trafitto da queste lance. Perché? Non è l'atmosfera, perché si può rifare anche nel vuoto. Il fatto è che, diciamo, quando io lascio cascare le lance dall'alto della Torre di Pisa, queste lance hanno la velocità della Torre di Pisa, che, visto che ruota, è più alta della velocità del suolo alla base della Torre di Pisa. E quindi le lance vanno in avanti rispetto al suolo perché sono state lanciate con una velocità più alta. E questa è solamente metà della spiegazione, perché purtroppo nella legge di Coriolis c'è un 2. L'altro 2 è dovuto al fatto che, diciamo, le lance, una volta lasciate cascare, diciamo, viaggiano di moto, diciamo, proprio, attirate dal centro della massa, ma visto che la Terra è molto grande facciamo conto che vadano giù dritte. Il fatto è che girando cambia anche l'inclinazione della lancia, perché mentre prima andavano, cascavano così, adesso la Terra si è girata, loro continuano ad andare dritte e quindi non solo hanno una velocità trasversale più alta, ma cambiano anche praticamente di inclinazione, e questo è l'altro pezzo di fattore 2. Ora torniamo ai no, e quindi e deviano verso est, quindi diciamo se lascia cascare un grave dalla Torre di Pisa, questo va leggermente più a est rispetto al filo a piombo. E quindi chiaramente quando salgono in più i dollari effettivamente vanno un po' ad ovest, però quando ricascano vanno a est. La domanda è: qual è il risultato complessivo? Allora, ci sono stati un paio di studiosi, un tal Franco Bagnoli e un tal Francesco Saverio Catagliotti, che hanno studiato attentamente il problema del Paperone del deposito sotterraneo e, diciamo, abbiamo messo sul computer, abbiamo trovato la traiettoria e quello, in maniera molto esagerata, quello che fanno i dollari è un oggetto così, cioè all'inizio salgono verso ovest, scendono cascando verso est. Il risultato complessivo è che vanno a cascare a circa un metro di distanza a ovest, 1,40 m, mi sembra, rispetto al punto di partenza. Quindi non gli 80 km di Paperino, ma 1,4 m, vanno effettivamente un pochino più a ovest. Chiaramente questa traiettoria è quella che fa il pendolo di Foucault quando lo facciamo vedere. Il pendolo di Foucault continua a oscillare sul suo piano, la Terra gli gira sotto, e noi quello che vediamo sulla Terra è il pendolo che continua a girare, è essenzialmente un pezzo di questa traiettoria. Allora, prima di dare l'ultima chance al nostro esperimento, e poi dopo si va a letto, vi inviterei a leggere alcuni pezzi, diciamo, fai te, delle leggi della fisica dei cartoni animati. Un corpo, sospeso nello spazio, non cade finché non diventa conscio della propria situazione. Un corpo in movimento permane nel suo stato di moto finché un altro corpo solido non interviene all'improvviso. Un corpo che passa attraverso un muro lascia un buco della sua stessa identica forma. L'arrivo di un farabutto o di un matrimonio spesso catalizzano questa reazione. Il tempo impiegato da un oggetto a cadere per 20 piani è maggiore o uguale al tempo impiegato da chiunque l'abbia fatto cadere dal davanzale e fare 20 rampe di scale nel tentativo di riprenderlo intatto. La legge di gravità può essere violata dalla paura. Al crescere della velocità, gli oggetti possono trovarsi in più posti contemporaneamente. Alcuni corpi possono attraversare un muro su cui è disegnato l'ingresso di una galleria, altri no. La necessità sommata alla volontà può causare materializzazioni spontanee. Ogni disintegrazione violenta di materia felina è temporanea. Ad ogni vendetta corrisponde un'altra vendetta uguale e contraria. Chiunque sia in caduta libera raggiunge il terreno più velocemente di un incudine. Un corpo appuntito tende a spingere improvvisamente un personaggio verso l'alto. Le armi esplosive non possono causare danni permanenti. La gravità si trasmette attraverso onde lunghe a bassa velocità. La dinamite si genera spontaneamente negli spazi C, gli spazi in cui valgono le leggi dei cartoni animati. A questo punto l'APO è l'ultima chance per far vedere qualcosa.
per chi lo vuole vedere può andare su YouTube e cerca la fisica tutti i giorni, altre volte c'è riuscito e quindi ci sono i filmati, diciamo, in cui è funzionato. Peccato è quello più scenografico, è quello che dà più emozione, ma non sempre funziona. Io vi ringrazio e potete andare.